Bentrovati amiche e amici del canale del fumettaro Vetusto. Quest'oggi ci addentreremo tra le pagine di Hyperion numero 1 del novembre del 1992, una serie antologica della Star Comics, ovviamente, che pubblicava soprattutto serie della casa editrice Dark Horse, tra cui 2112, una sorta di prequel e sequel al tempo stesso di Next Man, celebre serie di John Byrne, Sin City di Frank Miller, Nexus di Mike Baron e Steve Rude o l'irriverente The Mask di John Arcudi e Doug Mankey. Iniziata appunto in quel novembre del 1992 e conclusasi nel luglio del 1993 dopo solo 9 numeri. Comunque, già dalle prime righe del redazionale d'apertura della rivista, i suoi curatori lanciavano un loro personale, diciamo, manifesto programmatico con la celebre poesia che veniva ritratta in questo riquadro di John Keats, intitolata appunto Hyperion. Quindi una sorta di simbolico spartiacque nel suo atto di rinnovarsi, separando il vecchio dal nuovo. Non più quindi i soliti costumini fini a se stessi dei classici supereroi, ma il meglio del nuovo che avanzava in quei primi anni 90, quindi storie adulte, sci-fi, storie distopiche, fantasy dal sapore della space opera, noir, eccetera, eccetera. Tutti elementi ovviamente rappresentati in prevalenza dalle serie qui incluse della mitica Dark Horse. Questo numero di Hyperion, oltre al redazionale, si apriva con un articolo dedicato a John Byrne, proprio perché 2112 era la prima storia dell'albo e ovviamente era la storia di John Byrne. 2112, come detto, era una sorta di prequel della serie Next Man, sempre dell'eclettico appunto John Byrne, partorita nel 1991. In particolare Byrne aveva inizialmente pensato a Next Man per la DC Comics, ma poi non se ne fece più nulla, quindi con qualche piccola modifica ne inserì i semi proprio all'interno di questa 2112. 2112 che a sua volta era un progetto abortito per un ipotetico futuro dell'universo Marvel che poi, come sappiamo tutti, diventerà invece il noto 2099. Quindi il buon Byrne si tenne l'idea e creò il suo particolarissimo personale universo. In soldoni, 2112 quindi introduceva ai lettori del tempo i nuovi uomini di Byrne, che sarebbero poi stati pubblicati dalla stessa Hyperion della Star Comics già dal numero 3 della stessa fino ovviamente alla sua sfortunata chiusura. Fondamentalmente 2112 ci mostrava o perlomeno ci presentava già questi nuovi uomini o perlomeno questo mondo futuristico frutto di una nuova evoluzione forzata in cui dei mutati detti Halflings erano in completa rivolta guidati dall'inquietante come si può ben vedere qui dall'inquietante Satanas. I Satanas, tra l'altro, era un elemento molto importante e sarà un elemento molto importante nel successivo Next Man. A contrastarli vi erano invece gli agenti dell'agenzia Safeguard Inc., che veniamo qui rappresentati in un galà, diciamo, di presentazione dei nuovi cadetti. Elemento poi da non trascurare, oltre alla formidabile adulta scrittura di John Byrne, erano anche i suoi disegni, qui in particolar modo in preziositi dai colori del maestro Steve Olive, pioniere della colorazione digitale e che in qualche modo introdurrà appunto la colorazione digitale e i nuovi software nel mondo del fumetto americano. Per concludere, in questa sorta di, chiamiamola così, graphic novel, Byrne poneva le basi per questo suo nuovo personale universo. Grazie ad una storia avvincente, densa di avventura, eppur essendo leggibile a sé stante, perché appunto era questa anche la sua forza, di essere leggibile a sé stante, lasciava diversi interrogativi che avrebbero trovato, diciamo, una risposta nel successivo Next Man.
Dopo 2112, quindi a seguire, trovavamo Nexus. Nexus era una space opera, chiamiamola così, una space opera a fumetti firmata dal duo Mike Baron alle sceneggiature e Steve Rude ai disegni. Progetto nato nel lontano 1981 per l'indipendente Capitol Comics e poi successivamente per la First Comics, anche se il progetto del duo Baron Rude, già del 79, era in cerca di un editore rivolgendosi a realtà come Heavy Metal o Eclipse Comics, proprio perché i temi trattati erano molto più rivolti sicuramente a realtà editoriali come queste. L'opera, davvero fumetto comics indipendente che si rispetti, iniziò il suo percorso in bianco e nero inizialmente per poi passare al colore soltanto dopo il passaggio di Baron e Rude alla Dark Horse nel 1992, cosa che porterà quindi a una riscrittura con nuovi disegni e testi delle origini del nostro Nexus, che erano state ovviamente già narrate in quel lontano 1981. Queste nuove origini, come appunto stavo dicendo, è narrate in questo primo numero di Hyperion, quindi che si fregiava di pubblicarle, videro addirittura la vincita nel 1993 di un prestigioso Eisner Award come il miglior albo conclusivo all'opera di Steve Rude e Mike Baron. Dal numero 3 poi Hyperion riprenderà con le storie del 1983, creando quindi uno sbalzo, soprattutto artistico, come si poteva notare, non da poco, in quanto il tratto dell'artista Steve Rude era decisamente cambiato negli anni, quindi lo sbalzo, come dicevo, non era indifferente agli occhi dei lettori. Steve Rude, in particolare, da sempre grande amante del mondo di Hanna-Barbera, aveva concepito il suo Nexus sulle fattezze del mitico Space Ghost, personaggio che sicuramente ricorderete dei cartoni animati mitici di Hanna-Barbera, quindi un eroe cosmico vecchio stile che si univa invece all'idea di antieroe o vigilante giustiziere senza pietà concepita invece dalla scrittura di Mike Baron, perché in soldoni Nexus era una sorta di prescelto con il compito di far rispettare le regole legate al cosmo e alla coscienza universale, divenendo appunto uno spietato vigilante cosmico con il compito di eliminare pericolosi assassini di massa presenti nella galassia, il tutto ovviamente condito da iniezioni fantasy e sci-fi, dove Rude stesso si divertirà col suo stile e la sua tecnica a inserire elementi retrofuturistici, pseudo steampunk, macchinari e razze aliene delle più bizzarre, quindi un vero e proprio florilegio della sua più sfrenata fantasia. In queste nuove origini Nexus ci narrava del generale che vediamo qui, Theodore Heltop, schiavo dei suoi crucci etici e politici in una società o perlomeno in un mondo futuristico e distopico sotto un unico regime totalitario e squassato da costanti divisioni tra gruppi dissidenti sempre più sul punto di esplodere. Heltop comunque, nonostante i suoi vincoli e le sue divisioni politiche, si innamorerà e sposerà una donna legata a una fazione avversa e, come novelli Romeo e Giulietta, decideranno comunque, contro tutto e tutti, di perseguire il loro amore concependo addirittura un figlio insieme. In seguito, Heltop, visto che le vicende sul pianeta si andavano sempre più a inasprire a livello bellico e politico, sarà costretto a prendere una sorta di decisione critica impartita dall'alto comando e quindi di conseguenza farà addirittura esplodere l'intero pianeta che ormai versava nel caos più assoluto. Con il peso quindi sulla coscienza di milioni di morte, il nostro Theodore Heltop cercherà l'oblio in un buco nero, solo per poi rispuntare in un sistema solare sconosciuto dove si sistemerà su un pianeta chiamato Yulm, dove una coscienza aliena gli comunicherà che il figlio, che nel frattempo aveva visto la luce sullo stesso pianeta, il figlio sarà appunto destinato ad essere il Nexus. Il bambino, di nome
nome Orazio, crescerà orfano di madre che perderà all'età di 5 anni, in quanto la donna si era avventurata in uno dei tantissimi cunicoli che infestavano il pianeta, morendo addirittura di fame in uno di essi. Cresciuto aiutato dal solo padre, il piccolo Orazio si fortificherà sempre di più, potenziato soprattutto da alcuni elementi all'interno di questa sala in cui soggiornavano i nostri su questo sconosciuto pianeta, ma governato da questa coscienza aliena. Quindi crescerà, si fortificherà sempre di più e sarà soprattutto circondato innanzitutto da alcuni amici immaginari e poi da questi macchinari bizzarri che potenziavano il suo fisico, che assorbiva la sua energia e i suoi poteri direttamente dalle stelle. Dopodiché, presa coscienza in un momento di, come dire, di lucidità, presa coscienza che anche il suo stesso padre, quindi Theodore Hilltop, si era macchiato di genocidio sterminando un intero pianeta, cosa farà? Lo ucciderà, quindi come una sorta di complesso di Edipo. Ci sarà questo passaggio che porterà quindi il nostro ad abbracciare la sua natura di Nexus e quindi di vigilante mascherato cosmico, pronto a punire, a uccidere tutti coloro che avessero provato a minacciare l'intera galassia. A seguire poi trovavamo una storia in bianco e nero, in quanto si trattava del The Mask di John Arcudi e Doug Mankey. The Mask, bizzarro personaggio nato nel 1989 sulla rivista antologica della Dark Horse chiamata Mayhem. La storia, che penso sia nota a tutti, parlava del mite Stanley Ipkins che, arrivato in possesso di una particolare maschera che, indossata, conferirà poteri illimitati e abilità alquanto inusuali. Soprattutto, tutta la rabbia repressa del protagonista troverà sfogo grazie alla prodigiosa maschera che farà di lui una sorta di anti-eroe più che un vero e proprio eroe. Ovviamente poi il successo di The Mask si amplificherà, come sapete tutti, grazie al film del 1994 con Jim Carrey, che ne restituiva però una versione un po' più comica ed edulcorata, va, diciamo così, quando invece il fumetto era spesso cupo, violento, anche a tratti volgare e politicamente scorretto. Subito dopo, senza soluzione di continuità, ancora un bianco e nero, ma stavolta era il bianco e nero per antonomasia, e cioè Sin City. Sin City, nato nell'aprile del 1991 su Dark Horse Present 5th Anniversary Special, uno speciale che celebrava i 5 anni della testata Dark Horse Present. Sin City, notissimo universo noir e pessimista del controverso Frank Miller, che tante polemiche nella sua lunga carriera, ma anche successi, ha suscitato sia nell'opinione pubblica che nell'editoria, e immediato successo di critiche pubblico, al punto addirittura da generare ben due trasposizioni cinematografiche con la diretta consulenza dello stesso Miller. Io eviterei il secondo, visto che Miller volle mettere un po' di più il naso in quella pellicola e non venne, diciamo, così bene come magari la precedente. Comunque, tralasciando discorsi cinematografici e tornando al fumetto, qui su Hyperion numero 1 trovavamo i primi due episodi con protagonista l'energumeno e triste Marv e la sua parabola, che penso sia conosciuta a tutti, parabola disperata e vendicativa per amore della bellissima Goldie. Bene, andiamo come al solito al momento in cui cerchiamo di capire la reperibilità delle storie contenute all'interno di questo Hyperion numero 1 della Star Comics. Per quanto riguarda il 2112 di John Byrne, tratto da 2112 del novembre 1991, possiamo reperirlo sia su Next Men numero 1 volume 1, uscito nel 2011 della 001 edizioni, oppure su Cosmo Comics numero 139 The John Byrne Collection numero 1 Next Men numero 1 uscito nel 2022 per l'editoriale Cosmo. Per quanto riguarda invece il Nexus di Steve Rude e Mike Baron e le sue nuove rinarrate origini, furono pubblicate soltanto su questo numero 1 di Hyperion. Ma per quanto riguarda le prime storie anni 80, quindi le storie pubblicate dalla Capitol Comics
Comics e dalla First Comics, potete reperirle, e questa è sempre una cosa buona e giusta, su Cosmo Golden Age numero 12, gli archivi di Nexus volume 1, uscito per l'editoriale Cosmo nel 2018. Per quanto riguarda invece il The Mask di John Arcudi e Doug Mankey, tratto da Mayhem numero 1 del 1991, potete reperirlo su The Mask Omnibus Verde e Rognoso, uscito nel 2010 per Comma 22 Edizioni. Per quanto riguarda invece i primi due mitici episodi di Sin City, tratti da Dark Horse Fifth Special del 1991, potete reperirli su Sin City Nuova Edizione numero 1, Un duro addio, uscito nel 2012 per la Magic Press. Qualora invece, giustamente, vogliate reperirli anche nell'usato, che magari delle belle occasioni si trovano sempre, potete reperirli su questi due volumi. Il primo è Darkseid numero 5 Sin City, un'iniziativa della Panini Comics uscita nel 2006. L'altra possibilità invece è su Oscar Bestseller numero 1920 Sin City, uscito nel 2009 per la Mondadori. Bene, io non ho nient'altro da aggiungere se non ricordarvi, come sempre, che i seguenti volumi appena citati sono come sempre in descrizione al video con i relativi link di affiliazione Amazon. Quindi non ho nient'altro da aggiungere se non ricordarvi di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e rimandarvi ad una prossima lettura. Arrivederci!